Un anno fa, sulle foreste venete si abbatteva la tempesta Vaia, dalla Lessinia all'altopiano di Asiago, dall'alto Bellunese del Consiglio, si calcolano circa 30.000 gli ettari di foresta colpita, pari a 3 milioni di metri cubi di massa legnosa, circa 15 milioni di alberi e un danno di 1,8 miliardi di euro nel Veneto. Buongiorno da Renzo Michieletto, oggi parleremo, avete capito, della tempesta Vaia, o meglio di come ci si sta organizzando per affrontare il post tempesta Vaia e in particolare su alcune zone delle nostre foreste e il Consiglio in modo particolare. Per parlare di questo abbiamo invitato il collega di Veneto Agricoltura, il dottor Massimiliano Fontanive, che è il responsabile del centro forestale Pian Consiglio, appunto di Veneto Agricoltura. Grazie Massimiliano per essere qui e io direi, visto che c'è tanta carne al fuoco, di iniziare subito e ti chiedo, le foreste del Veneto sono state colpite, però, in particolare la foresta del Consiglio rappresenta un buon esempio di come ci si sta organizzando per affrontare il post tempesta Vaia. Per quale motivo? Beh, perché fin da subito Veneto Agricoltura in Consiglio ha agito e ha assegnato a ditte boschive locali tutto il materiale che era presente. Quindi il primo punto è stato quello di salvaguardare il tessuto locale, l'economia delle imprese locali, evitando che vi fossero infiltrazioni di imprese estere. Questo ha permesso ovviamente di mantenere la manodopera locale e anche di permettere alle ditte boschive di incrementare il loro parco macchine. Certo, quindi tutte queste buone pratiche che si sta portando avanti in Consiglio, va detto però che hanno avuto origine anche prima della tempesta Vaia, proprio perché un po' qualche mese prima era stato avviato un progetto, un Interreg Italia-Austria, il BioDeltaFor, il nome del progetto, sulla biodiversità forestale, che poi, guarda caso, è andato a intersecarsi con i lavori che si stanno facendo in foresta del Consiglio. Per quale motivo? Certo, perché questo progetto innovativo Interreg Italia-Austria era proprio uno studio della biodiversità proprio nelle aree maggiormente colpite da Vaia, in quelle particelle forestali dove gli schianti sono stati maggiori. E questo permetterà soprattutto di comparare ciò che era prima di Vaia e ciò che sarà dopo, quindi avere un dato di biodiversità precedente e un dato di biodiversità post tempesta Vaia. E sinceramente non è detto che in certe parti la tempesta Vaia non possa anche aver aumentato la biodiversità. Pensiamo ad esempio ai piccoli mammiferi, agli uccelli, eccetera, qui si trovano spazi più aperti. Inoltre, questo progetto prevedeva già delle misure che ben si conciliano con il post tempesta Vaia, ovvero grazie alle risorse del progetto BioDeltaFor abbiamo già ricostruito un'area degradata colpita dalla tempesta, abbiamo fatto una recinzione di 1 ettaro su 1,5 ettari che poi sarà successivamente oggetto di rimboschimento. Ed inoltre nel 2020, sempre con questo progetto, è prevista la manutenzione di diversi sentieri nell'area più colpita proprio sul tema della biodiversità. Certo, ascolta Massimiliano, quanti ettari sono stati colpiti dalla tempesta Vaia in Consiglio? Allora, la tempesta Vaia ha colpito circa 500 ettari, cioè il 10%, circa 10-15% della foresta, però le aree fortemente colpite sono un centinaio di ettari, dove il danno si attesta dal 70 al 100%. Certo, ascolta, a primavera partirà uno di questi progetti innovativi di cui abbiamo detto, no? Quindi degli buoni esempi di come si sta lavorando o come si lavorerà in Consiglio. A primavera partirà questo progetto, dicevo, di rimozione delle ceppaie per poi avviare l'attività di rimboschimento della foresta colpita. In cosa consiste esattamente questo? Ricordiamo, scusami, ricordiamo che poi tutto questo rientra anche in una logica più ampia che è quella dei cambiamenti climatici e quindi quella di cercare di introdurre delle Certo. varietà e magari su questo ci puoi dire due parole. Certo.
Allora, il cantiere intanto è un cantiere che verrà localizzato in Pian Rosada, che è al confine con il comune di Tambre, è l'area diciamo più turistica di quelle, tra quelle colpite da vaia, quindi è doveroso partire proprio da quell'attività, in modo che il turista già dalla primavera, dall'estate prossima possa trovare un minimo di area ripristinata. Questo in cosa consiste? Nelle aree quindi che attualmente sono aree picnic che sono state devastate, quell'area lì verranno tolte le ceppaie e il terreno verrà completamente livellato. Questo è un cantiere dimostrativo con una tecnica innovativa di estirpamento delle ceppaie e successiva macinatura, e una volta livellato il terreno questo verrà ripristinato, quindi verranno ripristinati il prato, verranno ripristinate le panche e i tavoli, quindi adatto per usufruibili ai turisti. Ovviamente questo è solo un primo passo, poi il piano post-vaia prevede tutta un'altra serie di interventi, non da ultimo non dobbiamo ricordare tutta la viabilità silvopastorale che è stata fortemente danneggiata dalla tempesta vaia, però il clou sarà quello dei rimboschimenti nelle aree maggiormente colpite. E in queste aree ovviamente la prima azione sarà quella di recintarle, perché la pressione degli ungulati, soprattutto del cervo in cansilio, è molto elevata, e successivamente di introdurre le nuove specie forestali. Non stiamo parlando di introdurre, di cambiare le specie, cioè in cansilio le specie classiche sono il faggio e l'abete bianco, ma stiamo parlando di provare dei piccoli, di provare a impiantare dei piccoli nuclei di piante provenienti da climi più caldi. Questo fenomeno che possiamo chiamarlo migrazione assistita, cioè noi importiamo delle specie, non so, mi viene in mente ad esempio il faggio del pollino, prendiamo delle essenze del pollino e le importiamo in cansilio e facciamo dei piccoli nuclei. Poi sarà la natura che decide se questi nuclei avranno successo o meno. Questo perché? Perché si prevede che fra 100 anni, che è il tempo naturale di crescita di una foresta, il clima aumenti di un paio di gradi. Quindi noi mettiamo un po' le mani avanti in vista di un possibile innalzamento delle temperature. Spieghiamo anche a chi ci ascolta, a chi ci vede, la conformazione del cansilio è un po' particolare, nel senso che è rovesciata, no? Sì. È una scodella, mettiamola così, con la faggeta nella parte più alta anziché nella parte più bassa. Puoi spiegare magari questa cosa? Il cansilio è un catino carsico, quindi l'inversione termica, questo è il termine per definire questo fenomeno, cosa fa? Fa sì che nella parte basale di questo catino ristagni l'aria umida, quindi più fredda, e quindi in questa parte vi dimorano le piante, quelle più microtermiche, cioè che amano il freddo. Che di solito sarebbe... che sarebbero più elevate. Quindi abbiamo l'abete rosso nella parte basale e il faggio che tende a spostarsi verso l'alto nella parte più calda. Cioè, una cosa molto interessante questa. Dicevamo che il cansilio quindi è una sorta di laboratorio in questo momento in cui si stanno applicando, si stanno realizzando una serie di progetti anche europei. Abbiamo visto l'Interreg Italia-Austria Biodelta 4, ma c'è anche un LIFE, un programma che è il più importante programma europeo dedicato all'ambiente, e si chiamerà LIFE Vaia, è stato presentato da poco, speriamo venga approvato. E in cosa consisterebbe se viene approvato? Ma questo è un progetto innovativo nel senso di tecniche innovative di agroforestazione, cioè noi pensiamo che le aree più colpite dalla tempesta vaia in questo momento si trovano col suolo nudo, quindi impiantare solamente il bosco che ha un tempo di crescita appunto di 50, 60, 100 anni sia alquanto riduttivo. Quindi pensiamo invece che assieme alla parte arborea, quindi le piante forestali, sotto si possa anche impiantare le specie secondarie del sottobosco, che possono essere mirtilli, specie mielifere e quant'altro. Questo perché? Perché da un lato comporta la copertura totale del suolo, quindi evita tutti i fenomeni erosivi che si manifestano dopo una scopertura improvvisa del terreno, ma anche permette di aumentare fortemente la biodiversità fin da subito. E in questi siti poi impiantando anche queste specie
di sottobosco, si crea immediatamente anche un reddito, perché il proprietario ovviamente in queste aree non avrà più reddito per almeno 50-60 anni. Questo invece, specie mellifere, quindi api, miele, specie secondarie, frutti di bosco, quindi marmellate, aiuteranno anche il proprietario ad avere un introito, un fine, un'integrazione del reddito. Massimiliano, noi adesso andiamo verso la chiusura della trasmissione, però volevo chiederti, abbiamo parlato di Cansiglio, ma Veneto Agricoltura gestisce anche altre aree forestali nel Veneto. Per esempio la foresta di Malgonera, nel comune di Taibon a Gordino, che tra l'altro ricordiamo è stata anche una delle aree più colpite dalla foresta Vaia. Anche qui si sta realizzando partirà tra poco un importante progetto con l'Università di Padova, ed esattamente in cosa consiste? Sì, la foresta di Malgonera è stata praticamente distrutta per il 75% degli alberi, quindi una devastazione. Lì è una situazione molto scomoda, non è accessibile questa foresta con delle viabilità, perciò gli alberi sono ancora sul luogo. Però noi abbiamo avviato un importante progetto con l'Università, in cui abbiamo dato un incarico di definire in primo luogo le modalità di esbosco di questo materiale. In secondo luogo poi che questa foresta diventi un laboratorio per l'università, quindi per tesi, per ricerche, eccetera, per capire come ricostituire questa foresta. Se conviene sboscare tutto, se lasciare in parte il materiale, se rimpiantare le piante, se lasciare l'evoluzione naturale, quindi fare tutta una serie di parcelle sperimentali per anche avere poi negli anni dei risultati che possono servire per futuri eventi di questo tipo. Quindi ci mettiamo al lavoro, c'è tanto lavoro da fare, ma grazie anche a tutti questi progetti che si sta realizzando, che Veneto Agricoltura con la Regione sta realizzando unitamente all'Università di Padova, ma anche grazie ai progetti europei di cui abbiamo visto, quando è che potremo noi, quando è che sarà possibile rivedere i boschi del Veneto ricostituiti? Ma questi, come abbiamo detto anche prima, i tempi sono molto lunghi, un bosco stiamo parlando di 50-60 anni minimo di evoluzione per poter rivedere almeno in parte le foreste come erano. Quindi ci mettiamo al lavoro per i nostri figli, per i nostri nipoti. Un arrivederci alla prossima settimana.